flash di agenzia appena battuto. Casca fagiolo perché stavo per parlare del TAR della Lombardia che ha accolto il ricorso del comitato a scuola contro l'ordinanza lombarda. In Lombardia i ragazzi delle superiori potranno tornare parzialmente in classe da lunedì prossimo. Il prefetto di Milano Renato Saccone e la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Augusta Celada hanno inviato una lettera al presidente del TAR della Lombardia spiegando che questi sono i tempi minimi insopprimibili per dare attuazione al decreto con cui il tribunale ha sospeso l'ordinanza regionale che imponeva fino al 24 gennaio la didattica a distanza al 100%. Che cosa ha detto il TAR ieri? Questo è importante per capire poi perché io dico che il tema sanità e scuola è un tema troppo importante per essere lasciato a tutte le regioni in questo paese. La crisi del Covid lo ha dimostrato chiaramente, perché almeno diciamo uno se la prende solo col governo centrale, ma non poi inizi con il puzzle sulle varie regioni. Allora, il comitato a scuola aveva depositato l'11 gennaio, due giorni fa, il ricorso al TAR per sospendere l'ordinanza della regione Lombardia che, nonostante il governo avesse detto dovete tornare all'11 in didattica presenza per il 50%, aveva detto no fino al 24 al 100%. Secondo il TAR, allora, da un lato il decreto regionale con il decreto regionale il presidente Fontana avrebbe esorbitato delle proprie competenze violando l'articolo 4 del decreto legge del 1 gennaio numero 1 del 5 gennaio 2021, norma di rango primario. In secondo luogo, l'ordinanza non è sufficientemente motivata. Afferma per esempio di voler evitare assembramenti quando nelle regioni arancioni, condizioni in cui si trova la Lombardia, sono aperti i negozi e c'è la libertà di circolazione, ovviamente anche per i ragazzi. L'ordinanza inoltre ignora il lavoro dei tavoli prefettizi che avevano elaborato un piano per lo scaglionamento degli orari della città e la ripresa della didattica in presenza e non considera altre possibilità esistenti in relazione alle scuole, come l'introduzione dei cosiddetti tamponi rapidi, ritenuti idonei anche secondo la circolare del Ministero, e l'incremento del contact tracing, misure che potrebbero essere non difficilmente implementate. È una sconfessione su tutta la linea della decisione di Fontana. Se qualcuno di voi ha visto Porta a Porta ieri, magari vado a prendere un taglio di questi giorni, era imbarazzante la differenza tra quello che spiegava il presidente della Toscana Gianni, che ha detto noi abbiamo utilizzato 4 milioni di euro, li abbiamo anticipati noi, poi il governo ci ha detto che per il trasporto locale ci darà, ci rigirerà per aumentare il trasporto locale, gli steward così, e la risposta di Fontana dice sì, anche noi sappiamo che c'è questo fondo, non abbiamo ancora visto niente. Ho capito, ma la Toscana li ha anticipati intanto e ha fatto anche gli steward da questo punto di vista. No, non è un TG Lombardia, è per far capire, visto che poi ci sono altre regioni, Puglia e via così, che si sono mosse in quel modo, perché diventa un casino quando poi ogni regione decide di interpretare come vuole la legge. Sì, libertà di spostamento in zona arancione c'è, perché la zona arancione prevede la libertà di spostamento nel tuo comune e hai gli esercizi commerciali aperti. Adesso vediamo se con il nuovo DPCM invece anche nelle zone gialle, oltre che nelle arancioni e in quelle rosse ovviamente, verrà proibito l'asporto dai bar dopo le 18. Su questo non lo so. Guardate, chi la vuol mettere in politica, a me non me ne frega nulla del colore della regione Toscana, né del Veneto, né della Lombardia. Abbiamo elogiato Zai a suo tempo e quindi abbiamo criticato Emiliano. Guardate, cascate male su questo. Bisogna capire chi poi fa qualcosa o chi invece si limita a dire no, non sappiamo ancora. Quindi comunque quello che ho letto io era la motivazione del TAR della Lombardia. Andiamo